Questo che abbiamo di fronte è un passaggio d'epoca, e se è un passaggio d'epoca non valgono le ricette del passato, bisogna inventare una risposta fortemente innovativa. Giuliano è una candidatura forte, è una candidatura che piace al ventre moderato della società, perché è una storia limpida, di grande coerenza, di chi è capace di fare battaglie per i diritti, battaglie di libertà. In tanti avvertiamo un bisogno di schierarci e di dichiararci, perché se questa città può ritrovare una speranza di cambiamento, ci vuole una politica nobile, e la politica più nobile di tutte è quella fatta dalla partecipazione dei cittadini. Non avevo mai visto una metropoli e Milano fu per me l'ingresso nel cuore di una metropoli, una città mescolata e una città in movimento, e ho condiviso una ammirazione spasmodica per la città di Milano, percepita sempre come laboratorio di modernità, e ho visto anche il racconto civile di questa città, il languidirsi, spegnersi, con barriere sociali, culturali, architettoniche che si sono intrecciate e l'hanno resa una città che assomigliava a una sorta di ferita multipla. Ho preso questa decisione improvvisa ma molto cosciente di candidarmi per le primarie a sindaco di Milano, per creare una città veramente solidale, una città giusta, una città in cui la democrazia e la Costituzione siano l'emblema della quotidianità. Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se si sogna insieme, il sogno può trasformarsi in realtà. Già negli anni 60 Milano conosce infiltrazioni di una modernizzazione drogata, e tuttavia quella immagine ha fatto di Milano sicuramente una grande capitale europea e un grande centro di radiazione di cultura cosmopolita nel mondo. Milano era la città del riformismo, del socialismo, oltre che della modernità. Io non solo non dimentico che Milano è stata una delle grandi culle mondiali delle migliori culture riformiste, io penso che noi abbiamo il diritto e il dovere di recuperare l'onore perduto del riformismo, perché c'era un'epoca in cui il riformismo era una progettazione di cambiamenti importanti, strutturali. Io penso che noi innanzitutto dobbiamo evocare questa possibilità di Milano che torna grande, che torna ambiziosa, che torna cosmopolita, che torna aperta e per questo più capace anche di essere nel mercato internazionale, nel mondo dell'economia più dinamica e più forte. Senza uno sviluppo, una ricchezza culturale, anche le case andranno sempre più a degradarsi, anche il lavoro andrà sempre più a diminuire, anche l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai soggetti più deboli, non riesce a trovare quella spinta che la faccia diventare il punto di riferimento di un progetto di città. Sindaco vuol dire amministrare la città con giustizia, e io vi garantisco che amministrerò la città con giustizia. La nostra Milano sarà una città simbolo della pace e dei diritti civili, umani e sociali. Giuliano, diciamo, non deve inventare in una campagna elettorale un pedigree accettabile di buon candidato del centro-sinistra. Le sue battaglie, le sue parole, il suo cammino sono uno straordinario programma elettorale. Voglio ringraziare veramente tutti. Siete stati preziosi fino adesso, mi avete dato una forza incredibile. Chiedo l'ultimo sforzo, perché poi tutti insieme creeremo veramente il programma che potrà far diventare questa città quella città che abbiamo sempre sognato.